Proprio il giorno in cui Renzo entra a Milano, l'11 novembre 1628, giorno di San Martino, in città è in atto una sommossa popolare causata dalla carestia. L'evento centrale del dodicesimo capitolo, l'assalto al forno delle Grucce, è preceduto da un'ampia digressione storica sulle cause della carestia. Due in particolare, la scarsità del raccolto e gli approvvigionamenti militari. La scarsità di farina determina gli aumenti del prezzo del pane e questo provoca la rabbia del popolo che individua nei fornai i principali nemici. Renzo arriva al centro del tumulto quando il saccheggio del forno delle Grucce è già quasi compiuto. Dopo aver devastato il forno, la folla si dirige verso la casa del vicario di provvigione, l'ufficiale pubblico che si occupa delle forniture alimentari della città. Egli è ritenuto il maggior responsabile dell'aumento del prezzo del pane.